E adesso, dopo l'inno tedesco, quello di Mameli. Così concentrato al risparmio anche in termini di battute e di scherzi alla vigilia, Paolo Vidoz che ha voglia, credo, di dimostrare qualcosa a Sauerland, qualcosa a se stesso, qualcosa al mondo della boxe. Siamo alla presentazione di Cengiz Kocce, 28 anni per lui, quindi è più giovane, 99 kg e 100, anche se poi in realtà il dato era di 99.400, ma comunque fa poca differenza, è più piccolo Cengiz Kocce, fisico abbastanza tirato per lui, sono 108 kg e 300 invece per Paolo Vidoz, che è 1.91 e ha 22 successi come 22 incontri, 20 successi, 12 per KO, ha subito due sconfitte in carriera, una sola ne ha subita invece il suo avversario, che ha dichiarato alla vigilia di voler rompere la mascella di titanio per rievocare, insomma, i fasti dell'incontro del suo amico Nikolaj Valjuev, perché ricordiamo che Vidoz ha affrontato proprio nel primo match in Germania The Beast from the East, mentre qui c'è ancora l'arbitro, come vi dicevo, della serata della conquista dell'europeo, il belga Daniel Van de Ville, che avete visto anche i giudici, che sono Dolpier, Vasquez Marcos e Christensen. I spoke to both of you in the dressing room. Obey my commands at all time and protect yourself at all time. Give the best you can. Shake hands. Thank you. Paco? Robert? È tutto pronto sul ring del Tempodrom di Berlino per assistere alla prima delle 12 riprese previste per questa seconda difesa del titolo europeo dei pesi massimi per Paolo Vidoz. Sono partiti il primo round, Paolo Vidoz è il pugile più alto italiano. Secondo me, da un punto di vista tattico, Vidoz deve far subito capire al suo avversario chi comanda. Gli organizzatori hanno scelto che i pugili combattessero con i guantoni, che in qualche modo facessero sentire di più i colpi. Questo è quello che ha detto Vidoz, probabilmente con l'intento, come chiave di lettura, di favorire Cengiz Kocce, che dal record sarebbe considerato un picchiatore, perché ha vinto 15 volte prima del limite sui 23 conquistati. Però in realtà, se si va a guardare il palmarès, Cengiz Kocce non ha affrontato avversari di grandissimo valore. Oltretutto è stato sconfitto da quell'avversario che non ha mai impensierito nella prima difesa dell'europeo, proprio Paolo Vidoz, vale a dire il britannico Michael Sprott, che avrebbe dovuto combattere contro Timo Hoffman nella sfida per il titolo vacante, che però ha avuto un problema intestinale e un virus che non gli ha permesso di combattere. Tra l'altro ha svolto la preparazione come con il sparring proprio Sprott, che ha quindi preparato il match di Cengiz Kocce. Qui sono ancora nelle fasi di studio i due protagonisti. Sentite le parole ogni tanto di Patrizio Sumbukalambai, che dice sulle mani, un po' un ritornello quando combatte Vidoz, che si è allenato, ha detto, ancora più in casa,
con Tuia sicuramente, con un neoprofessionista, insomma con gli amici di sempre che lo aiutano ad allenarsi. Nell'ultimo incontro era febbricitante, io davvero nella situazione in cui è stato suonato l'inno non l'avevo mai visto così concentrato, così introspettivo, si guardava dentro quasi per tirar fuori quello che ha da offrire alla platea, che ormai ha imparato a conoscerlo perché in Germania, come detto, combatte per la quarta volta. Serie a due mani, ma è ancora abbastanza abbottonato Cengiz Koç. Pubblico è arrivato, ha aspettato proprio l'ultimo momento per entrare. Mette un montante Koç, sottolineato da qualcuno tra gli spalti. Ricordo che in questa serata è anche previsto l'incontro dei super medi tra Colaianni e Marcus Bayer per la versione WBC. È il primo mondiale all'estero per la colonia dei Conti Cavini. Il montante destro di Vidoz, poi il jab da parte di Koç. Buon finale di Vidoz, che potrebbe anche aver strappato la ripresa, anche se tutto sommato è da giudicare in equilibrio. Ricordo che Vidoz è originario di Lucinico, nato il 21 agosto del 70, ci sono 7 anni di differenza con Koç, che è di Gronau, anche se la sua famiglia si è trasferita in Germania dalla Turchia negli anni 70. Hanno debuttato esattamente lo stesso giorno, come detto il 27 gennaio del 2001, però Paolo Vidoz veniva dalla conquista della medaglia di bronzo nei super massimi alle Olimpiadi di Sydney. È seguito da Sauerland Cengiz Koç. È la seconda ripresa del titolo europeo dei pesi massimi sul ring del Tempodrom di Berlino. Parte con il jab Koç, un sinistro largo di Vidoz. Risponde comunque ai colpi dell'avversario. Un destro di Koç. Montante destro di Vidoz. Watch your heads. Si sono appoggiati con la testa, è intervenuto Van de Ville. Vidoz deve riuscire a far uscire dalla guardia il suo avversario, che sembra per il momento intenzionato ad aspettare la prima mossa dell'avversario. 1-2, sinistro e destro di Koç. È chiaro che Vidoz sa benissimo di dover fare paradossalmente lui di più rispetto al suo avversario, anche se è il tedesco di origine turca ad essere lo sfidante. Peccato che non sia entrato il destro, perché era davvero pesante. Montante destro di Vidoz. Un richiamo perché si è appoggiato con il gomito sinistro Vidoz. I due legano. Sta spendendo sicuramente molta energia in questo avvio Vidoz, però combatte da fermo. L'avversario onestamente dovrebbe disporre di maggiore mobilità, situazione che peraltro non sfrutta. Deve stare attento a queste situazioni Vidoz. È già il secondo o terzo richiamo. L'arbitro è un po' troppo fiscale, però ci può stare. Il montante dentro di Vidoz, si è spostato Cengiz Koç. Come on, step back. Due volte con il montante sinistro.
Il destro di Koch. Non push. Ha un buon movimento di tronco Koch. Si chiude in guardia con i gomiti, si protegge ai fianchi Vidoz. Secondo me è una buona ripresa per Paolo Vidoz, andiamo in fascia.